Szczęsny. Szczęsny. Ronaldo che ha segnato. Bonucci. Quadrado. Bonucci. Che un centrocampo come Pirlo, Vidal e Pogba, questa Juve se lo fa. Riserva Marchisio che oggi sarebbe titolare. Partita. Io provo una sintesi e naturalmente voi darete invece delle opinioni diverse per chi ci sta seguendo da casa. Mi pare che in questo primo tempo ci siano stati due episodi dubbi in area di rigore della Fiorentina. Due episodi dubbi non significa che fossero due rigori o che fossero inesistenti. Due episodi su cui si può discutere. Naturalmente c'è stata poi sull'arbitro Pasqua una legittima pressione psicologica esercitata da due totem come Cristiano Ronaldo e Bonucci, che tanto gli hanno detto no, perché lui non aveva preso certe decisioni. Lui è andato a vedere, forse anche un po' condizionato dallo stadio, dalle proteste, lui alla fine ha detto vabbè, vi do questo. Però si è andato a vedere l'anchiamo. Il rigore in altrettante non si è stato dato. Mi è sembrata una decisione, come dire, su cui ognuno può avere uno. La questione è che però se la VAR l'ha visto, non necessariamente sui falli di mano la VAR tendenzialmente chiama sempre. Io credo che la VAR abbia detto: hai visto che l'ha preso con la mano? Risposta, presumo, no. Allora vieni a vedere, fatti un'idea. Rigore. Mentre il chiaro errore della VAR è l'ammonizione, che invece doveva essere espulsione. Allora, voglio dire, se dopo aver visto situazioni, questo intendo dire. No, però non sposiamo la tesi. È stato dato un fallo di mano evidente, non è stato vorrei dato. Specificare, non è una questione di Juve Inter. No. Proviamo l'attento duplicato. Io mi ricordavo nel derby, te lo giro te, e De Ligt in una situazione analoga. Infatti ce l'hanno segnalato anche la camera. Ecco, te lo inoltro. Sì. Dove lo inoltro? Al tuo tweet, al tuo Goito, ma io poi te lo gestisci tu che sei più bravo di me. Ma adesso sostanzialmente, però, anche nel primo, secondo me, se avesse dato rigore, poteva anche starci. In questo caso, dare o non dare rigore, in questo caso, per esempio, non è proprio uguale. In questo caso, De Ligt nel derby non ebbe il rigore contro, e anche in questo caso il braccio era un po' largo, anche lui lo stava togliendo. Eccolo qui, ecco, vedete. E...